Ripreso il controllo di Xehanort e Aqua saltò sulla piattaforma. Entrò in combattimento e cominciò a camminare lungo la piattaforma attendendo che io mi muovessi. Lei usava la magia, quindi attaccare a distanza non sarebbe stata una buona idea. Usai Art Solum come prima mossa. Aqua riuscì a schivare completamente l'attacco mentre lanciava flamenti di brisa contro Xehanort. Riuscì a schivarli tutti tranne uno, e allora lo sentii. Oddio, un fitto dolore nella mia testa proprio quando il frammento mi colpì. Ero preoccupato per la mia stessa vita, ma dovevo andare avanti. Attaccai con una combo di tre colpi, interrompendo un thunder da parte di Aqua. In quel momento corsi l'occasione per usare Art Solum. L'attacco, come gli altri, inflisse danni ingenti, mandando gli HP di Aqua all'ultima barra. Tentai di usare Nebbia Oscura per terminare, ma lei aveva previsto la mossa e il mio attacco fallì. La ragazza toccò Xehanort con una palla di fuoco che riuscì a spedire verso di lei. La colpì, le fiamme ricoprirono il suo corpo, mentre lei si stringeva la testa con le mani e urlava agonizzante. Anche la sua voce era distorta. Approfittai della situazione e l'attaccai con una combo di tre colpi. I suoi HP finirono e premetti nuovamente il tasto X, come indicato, dando inizio a un nuovo filmato. Xehanort infilò le mani direttamente nelle fiamme e intrappolò Aqua in un forte abbraccio. Strinse forte il suo corpo e udì un potente scricchiolio. Sapevo cos'era successo. Aveva rotto la sua colonna vertebrale. Poi la sollevò con entrambe le mani e cominciò a tirare il suo corpo da entrambe le parti. Si udì un ultimo urlo di Aqua mentre il suo corpo veniva diviso in due metà simmetriche. Mentre attendeva la comparsa di sangue e organi che sarebbero caduti dalle due metà, Xehanort ricominciò a ridere e gettò le due parti nel vuoto. Mentre attendevo le prossime scene, vomitai su tutto il pavimento. Xehanort cominciò a ridacchiare veloce e follemente. La sua voce era diversa, sembrava come quella di un uomo di 35 anni. In quel momento altre foto di decapitazioni reali e grottesche riempirono rapidamente lo schermo. Cominciai a respirare con difficoltà e attesi che le foto passassero. Alcune foto erano orribili. Un uomo agganciato ad una macchina. Aveva la mascella strappata a metà mentre apriva la sua bocca troppo larga. Una donna legata ad un astrotrasportatore, un tritacarne di fronte a lei, un uomo legato ad una sedia elettrica in fiamme a causa dell'elettricità, un ragazzino con le interiori fuori dalla pancia e gli occhi tenuti aperti da pinze che lo obbligavano a guardare, e altre cose troppo orribili per essere descritte. Finalmente le foto sparirono, mentre Xehanort cominciò a camminare lungo il bordo della piattaforma sulla quale si trovava. Sentivo che sapevo già cosa stava per fare. Prese il suo Keyblade e si pugnalò come aveva fatto Riku. Si voltò per guardarmi attraverso lo schermo. Il ramo è stato spezzato, Andrew, disse Xehanort con la sua normale voce. Arriverà, Andrew, la culla e tutto il resto. I capelli mi si rizzarono sulla testa mentre finalmente Xehanort cadeva alla piattaforma, donandosi all'abisso in cui aveva gettato gli altri. Un'altra grottesca foto si attaccò allo schermo mentre la musica di sottofondo cominciava a suonare. Raffigurava ciò che rimaneva del corpo di un uomo che era stato distrutto da una caduta. Il cervello e il sangue erano ancora sparsi intorno a ciò che sembrava erba. Fu allora che lo vidi. Di fronte al corpo c'erano i resti di una culla per bambini. La foto scomparve, un'altra prese il suo posto. Era la stessa scena, ma da una differente angolazione, cioè la stessa foto ma da un'angolazione diversa. Il ramo di un albero era visibile, e vicino al ramo c'era la testa del corpo. Era la mia faccia! Con un urlo lanciai la mia PSP che scoppì la parete con uno svam. Le parti della console schizzarono nella stanza, cadendo a distanza l'una dall'altra mentre lo schermo cadde vicino a me. Notai che nonostante l'impatto era l'unica cosa completamente intatta e sembrava ci fosse ancora qualcosa sullo schermo. La mia curiosità ebbe la meglio e mi lossi con tutto me stesso per non vomitare. Finalmente lo giunsi da schermo. Era ancora accesa e vidi. Le note finiscono qui. 2 giorni dopo l'incidente, la polizia locale trovò i resti del corpo di Andrew Doe su un albero poco lontano da casa sua. Un'autopsia rilevò che la causa del decesso era dovuta ad un impatto che aveva distrutto tutti i suoi organi interni. Dato che non c'erano segni di percosse o evidenti colluttazioni, il caso fu archiviato come suicidio e fu chiuso definitivamente. 2 anni prima dell'incidente, un trentenne era stato arrestato per aver ucciso il figlio di 18 anni, legandolo in una culla di legno e gettandolo dal tetto della propria abitazione. Il ragazzo era morto a causa dell'impatto col terreno. Il padre aveva ricevuto la pena di morte, invece la madre del ragazzo scomparve e non fu mai più ritrovata. Morale della storia, ragazzi. Nella parte delle note finiscono qui, si viene a sapere alla fine come è morto Andrew. Era ancora acceso e vidi, fu l'ultima cosa che riuscì a scrivere. Queste le note finali sono state scritte dalla polizia. In sintesi si è scoperto che si è parlato di questa storia dell'uomo che ha ucciso il figlio di 18 anni e la madre che era scomparsa. Il vento che spingeva la culla, come diceva Ventus, era il padre.
Il costruttore della culla, ovviamente, doveva essere sicuramente il negoziante che aveva venduto la culla del bambino al genitore, mentre invece la vittima del vuoto doveva essere sicuramente il figlio, mentre invece Xehanort doveva essere il padre. La madre, invece, non si sa che fine abbia fatto. Forse sarà morta o sarà ancora viva. Questo era Kingdom Hearts Other Mix. E mi raccomando, state attenti quando comprate delle cose online, perché potreste pentirvene, specie se pagate a $3. Arrivederci e alla prossima.